Un saluto da Gerardo Paterna, bentrovati per questo nuovo Hangouts prodotto in esclusiva per il blog gerardopaterna.com. Con voi oggi voglio tornare ancora una volta su un tema che mi sta particolarmente a cuore, che è il tema della formazione, quindi formazione di impresa, formazione aziendale, e voglio farlo con un amico, un consulente aziendale, un mentore sovversivo, ma soprattutto un motivatore pentito. Stiamo parlando di Fabrizio Cozza e della sua Accademia Sovversiva. Ciao Fabrizio e bentrovato. Ciao Gerardo. Grazie per il tuo tempo, innanzitutto. Grazie a te per questa occasione, sai che per te ci sono sempre. Grazie, mi fa molto molto piacere. Allora Fabrizio, diamo subito fuoco alle polveri, dicendo che tu hai innestato una vena umanistica, se vogliamo, nel ciclo di gestione aziendale, andando un po', contro, no? Scontrandoti, rispetto ai principi del vincente a tutti i costi, del fatturare di più, di quelle forme, insomma, di prevaricazione a cui siamo abituati, e voglio dire che seducono ancora i tanti, macho capatonda. No, dell'imprenditoria media italiana. Questo tuo atteggiamento, quanta simpatia ti ha fatto guadagnare? Mi ha fatto guadagnare tanta simpatia, ma anche tanta antipatia, perché effettivamente quando vai a così rompere un po' gli schemi e a distruggere lo stereotipo dell'imprenditore classico, fatto tutto di forza di volontà, di nervi, di duro lavoro, è ovvio che vai a toccare degli equilibri che in Italia e non solo sono ancora molto presenti, cioè del fatto che oggi se vuoi ottenere successo, essere un imprenditore appunto vincente, non ti puoi sottrarre a determinati meccanismi. Io credo che quei meccanismi in realtà siano vecchi, siano superati, non che non siano stati validi, ma che oggi serve altro. E questo altro passa attraverso il fatto che prima di tutto l'imprenditore dovrebbe ricordarsi di essere un essere umano, quindi non un professionista, non uno che deve immolare a tutti i costi la sua vita al lavoro. Ecco, diciamo che questo è quello che un pochettino va a rompere gli schemi nel nostro approccio. Parlando sempre di umanità, quindi abbiamo due ambienti che sono il lavoro, l'azienda, quindi, ma anche la serenità nella vita privata. Sei riuscito davvero a collegare con successo questi due ambiti? In realtà questi due ambiti sono sempre stati collegati, non è che l'ho fatto io. E il problema è che ce ne eravamo dimenticati, cioè ci eravamo scordati del fatto che un essere umano, se non è in forma e quindi se personalmente non sta bene, perché ha problemi di salute, perché emotivamente è provato, inevitabilmente questo impatterà anche nell'azienda e nella professione. Io non credo così, nell'idea che si possano dividere e separare nettamente questi due ambiti, anzi, sempre di più, quello che farà la differenza per un imprenditore sarà la sua capacità di rimanere lucido, la sua capacità di gestire bene le proprie emozioni, che non vuol dire sopprimerle, non vuol dire fingere di non averle, ma significa comprenderle e agire in base a quelle che sono tutti quegli aspetti purtroppo trascurati. Cioè, in poche parole, l'azienda, ecco, può diventare un grande strumento, una grande palestra per l'essere umano per migliorarsi. Questo vale per l'imprenditore, ma vale anche per tutti i collaboratori che lavorano con lui. Trascurare o mettere in secondo piano questo aspetto significa perdersi una fetta grossa, fondamentale del fare impresa. È chiaro, è chiaro. Domanda bomba, no? Difendi la tua zona di comfort. Una cozzata, no? Possiamo chiamarla così, virgolettandola, che contraddice tutto quanto abbiamo letto o sentito invece sugli sforzi per abbandonarla, questa benedetta zona di comfort. L'equivoco dove sta? L'equivoco sta che, come al solito, abbiamo preso un concetto sostanzialmente corretto e l'abbiamo deformato.
Perché in realtà molto spesso quando io sento i miei colleghi dire devi uscire dalla zona di comfort e spiegare qual è questa zona di comfort, in realtà loro descrivono una zona di scomfort, cioè descrivono una situazione in cui non è vero che la persona sta bene. Perché dice, sai, se tu hai debiti, se stai male, se i tuoi collaboratori no, devi uscire dalla tua zona di comfort, ma che cavolo di comfort è quello lì? E quindi cioè, partiamo proprio da un'impostazione completamente sbagliata. In generale quello che dico io è, se prendiamo letteralmente la parola comfort, quindi forse dovremmo cambiare questa parola, perché il comfort parla di uno stato di benessere, di uno stato in cui tu stai quindi completamente bene. Se davvero noi, dopo tanti sforzi, dovessimo riuscire a raggiungere questo stato di benessere, perché, non so, nel lavoro le cose vanno bene, in famiglia sei sereno, ecco, se troverei paradossale, assurdo, dover uscire da quella situazione per fare altro. Dove questo altro non è detto che ci porti a stare meglio. Per carità, è verissimo che l'essere umano non è mai contento di nulla, che abbiamo sempre bisogno di sfide nuove. Io non voglio dire che questo non sia vero, non sia corretto, ma queste sfide, questi obiettivi sempre nuovi dovrebbero avere alla base uno scopo. E lo scopo dovrebbe essere sempre legato allo star bene. Nel momento in cui io esco dalla mia zona di comfort ed entro in una situazione dove sono più stressato, sto male fisicamente, mi ammalo, ecco, probabilmente non è proprio la mia ambizione. Ecco, diciamo che non è proprio quello che io vorrei per me stesso e per le persone a cui voglio bene. Quindi, ribadisco, se ti trovi in una zona di comfort, difendila con i denti. Rimanici finché veramente ti fa star bene, poi se anche quella zona di comfort a un certo punto non ti soddisfa più, ecco, devi trovarne un'altra, devi allargare delle due la tua zona di comfort e non semplicemente uscire. Bene, bene, bene. Torniamo all'Accademia Sovversiva. Allora, come funziona e perché secondo te un agente immobiliare, che ricordiamo è sia un professionista che un imprenditore, dovrebbe prendere il coraggio a due mani ed iniziare questo percorso di crescita introspettiva? Allora, secondo me nessuno dovrebbe fare l'accademia, nel senso che l'accademia non è un qualcosa che si fa perché costretti o perché per necessità, ma lo si fa semplicemente perché c'è una spontanea affinità all'approccio che noi abbiamo e ai concetti che noi esprimiamo. Quindi, per esempio, se tu sei ancora in una fase in cui vivi per gli obiettivi del fatturato, vivi per dimostrare al mondo che sei un figo e hai bisogno ancora dell'approvazione degli altri per superare i tuoi complessi di inferiorità, probabilmente l'Accademia Sovversiva non è il percorso giusto per te. Che non vuol dire che tu sia sbagliato, vuol dire semplicemente che sei in una fase della tua vita in cui determinati concetti non sono ancora quelli giusti per la tua situazione. Se viceversa hai già ottenuto i tuoi obiettivi, quindi hai già così appagato la tua fame di riscatto sociale e hai voglia di fare un salto di qualità, cioè hai voglia di crescere come individuo e, come dicevamo prima, di sfruttare, tra virgolette, la tua azienda, la tua attività per crescere come persona, allora l'Accademia Sovversiva è il percorso giusto per te, perché ti daremo gli strumenti per fare tutto questo in maniera più semplice. Quindi ti daremo un percorso che è diverso dal semplice corso, vuol dire, un percorso vuol dire essere accompagnati. Non a caso noi, come sai, accettiamo soltanto 40 imprenditori ogni anno, proprio perché poi tra un incontro e l'altro li seguiamo. E quindi questo è l'altro motivo per cui non facciamo 3, 4, 5 giornate tutte assieme, le famose full immersion, no? Da cui esci super carico e motivato, ma che poi dopo qualche giorno dici ok, e adesso che faccio? Ecco, per evitare questo noi facciamo un incontro al mese e prima del secondo incontro diamo degli esercizi e affianchiamo la persona a mettere in pratica tutto quello che abbiamo visto nell'incontro precedente. Questo perché se uno investe del tempo e del denaro lo fa per ottenere dei risultati e non semplicemente per avere un'ulteriore dose di informazioni che probabilmente ha già.
A costo di ripetermi, chi è l'imprenditore sovversivo e a chi sconsigli questa accademia? L'imprenditore sovversivo è colui che, per riassumerlo con il nostro slogan, non si adegua ad un mondo di merda per diventare una mosca di successo. Cosa vuol dire questo motto che abbiamo creato? Che la tua attenzione come imprenditore non è più orientata al successo, cioè al fatto di ottenere delle cose dall'esterno, ma è orientata alla realizzazione personale. Qual è la grande differenza? Che la realizzazione ti porta a star bene a prescindere da quello che hai e a prescindere da quello che gli altri ti attribuiscono. E quindi, ecco, torniamo al concetto di benessere di prima, è uno star bene veramente. Slegato da tutti quei meccanismi che ci hanno messo nella testa sin da piccoli, e cioè che per essere felice devi avere sempre di più, che per essere felice devi essere il primo della classe, che per essere felice devi dimostrare, devi essere popolare, dimostrare di essere famoso, insomma tutte quelle cose che su cui ci hanno bombardato, ribadisco, sin da quando eravamo bambini. E quindi, ecco, chi non vogliamo semplicemente persone che vengano soltanto con l'idea di aumentare il fatturato. E ci tengo a dirlo, non perché questo non avvenga, ma per noi questa è una conseguenza naturale. Perché? Perché nel momento in cui fai il salto di qualità, non incominci a lavorare più di quantità, ma lavori di qualità, incominci a dedicare del tempo a te stesso, in automatico le prestazioni aziendali aumentano. Però col vantaggio che questo non va a compromettere la qualità della tua vita personale. Chiarissimo, sempre cristallino. Quando parte il prossimo anno accademico? Allora partiamo a febbraio, febbraio 2019, e quindi durerà 5 mesi, da febbraio a giugno. E grazie al cielo abbiamo già quasi terminato i posti a disposizione, anche perché, come dicevo prima, essendo 40 non sono tantissimi, è facile, soprattutto perché molto spesso chi partecipa a un'edizione dell'Accademia riconferma anche per l'anno dopo o comunque coinvolge amici imprenditori, quindi in realtà si riempie quasi spontaneamente tutti gli anni. Ok, mi prometti di tenere qualche posto a condizioni speciali per chi segue il mio blog, quindi in particolare gli agenti immobiliari? Dai, 2 o 3 posti prometto che per qualche giorno li tengo, più che altro perché ho stima di te, so che le persone che ti seguono e che si fidano di te sono le persone poi giuste anche per far parte del nostro percorso, quindi molto volentieri. Bene, bene, grazie mille Fabrizio per il tuo tempo, sei sempre prezioso, grazie davvero. Grazie a te Gerardo per darmi la possibilità di diffondere un po' l'approccio e la filosofia sovversiva, che so essere per pochi, non è una cosa che conquista le masse, però noi ci divertiamo, io e te ci conosciamo da tempo e ci divertiamo a lavorare proprio così, di fino, non ci piacciono le cose che piacciono a tutti, quindi grazie a te. Grazie mille. Ricordo a tutti che Fabrizio Cozza, peraltro con grande generosità, ha contribuito anche alla stesura del mio libro Comprare e Vendere Casa, con un bel contributo proprio sulla formazione sovversiva. E quindi ancora una volta da Gerardo Paterna un saluto a tutti, ci rivediamo molto presto con un Hangouts dedicato ad un tema che sto così sviluppando e preparando, che mi sta molto a cuore. Quindi a presto. Fuori onda. Fabrizio, allora mi sembra che sia venuto discretamente questo Hangouts, cosa ne dici? Sì, io sono soddisfatto, non so tu. Sì. Dimmi no, tu se... Soddisfattissimo. Senti una cosa, fuori onda a questo punto, PNL, ma cosa ne pensi? E soprattutto come pensi che venga utilizzata nella formazione degli agenti immobiliari?
Guarda Gerardo, il problema non è solo la PNL, ma è tutta la filosofia che ci sta dietro la PNL, perché tutto ciò che si traduce in uno schema rigido di cose da fare va a distruggere quella che è l'identità dell'essere umano. Quindi il problema non è la tecnica insegnata nello specifico dalla PNL, ma qualunque tecnica o qualunque metodo che vada a trasferire un concetto che è totalmente aberrante, cioè qualunque essere umano se fa A otterrà B. Capisci che è un approccio, come ti posso Manipolatorio. dire, manipolatorio per chi lo riceve, se funzionasse, ma anche, come ti posso dire, va a togliere valore all'essenza dell'essere umano, perché vuol dire trattarti da robot. Cioè da un qualcosa che è all'opposto di quello che dovremmo essere noi. Ovvio che in una società che va a robotizzare tutto, persino l'essere umano, qualcuno potrebbe anche trarne dei benefici dalla PNL o, ribadisco, da qualunque metodo che sia così schematico. Io ne ho paura. Io, come essere umano, anche se dovesse funzionare, non mi piacerebbe utilizzarla proprio per questo motivo, cioè dovrei pagare un prezzo troppo alto, ancora una volta, no? È un adeguarsi al mondo di merda per diventare mosche di successo. Quindi rifuggo da tutto quello che è manipolatorio, che è persuasivo, che è meccanico. Poi ognuno fa le proprie scelte, è ovvio che se uno si trova bene con la PNL, probabilmente perché è già entrato in quella modalità lì. Pe Sì, peggio per lui. No. ci dispiace per lui, e Sì. ribadisco, non ne faccio un discorso di No, chiaro. utilità o di quanto funziona. Adesso, se tu guardassi qua nella mia libreria, ho un sacco di libri di PNL, quindi no, no, non è che la rifiuto aprioristicamente, è che così quando l'ho vista in funzione, un po' mi ha fatto tristezza, ecco, quindi è una questione prettamente, come posso dire, di simpatia, antipatia e di umanità, tutto qui. Bene, bene.